nostro dovere, al di sopra delle ricchezze, al di sopra del benessere, dobbiamo pensare all'educazione delle nuove generazioni. Le dubbie, non inno, non ce ne dimentichiamo un momento. L'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici compie 40 anni. L'autorevole istituzione cittadina, fondata nel 1975 da Gerardo Marotta, è stata celebrata al Teatro Mercadante con un evento pubblico in cui hanno preso la parola, fra gli altri, Aldo Masullo, Tommaso Montanari, Sergio Zavoli, moderati dall'assessore alla cultura Nino Daniele. La serata si è aperta con la proiezione del film La seconda natura di Marcello Sannino, dedicato alla storia dell'istituto. Credo che questi 40 anni non siano stati tra i più vuoti nella storia del mondo, sia pure non sono stati tra i più vuoti drammaticamente tali. Noi oggi riprendiamo queste parole, riusiamo queste parole, le facciamo nostre. Non siamo convinti però, a differenza di Calamandrei nel 1944, che la vergogna sia finita. Nella vergogna siamo immersi e ciascuna delle parole di questo film e soprattutto di questi 40 anni di questo magistero ce l'ha ricordato. Nonostante l'indiscusso prestigio culturale, testimoniato dall'apprezzamento di intellettuali e studiosi di fama planetaria, fra cui Gadamer, Derrida e Fumaroli, l'Istituto di Palazzo Serra di Cassano attraversa da alcuni anni una situazione di difficoltà sia per i tagli di risorse pubbliche, sia per la collocazione del suo prezioso e consistente patrimonio librario. Il Comune di Napoli sta collaborando con l'Istituto per trovare in tempi rapidi una soluzione adeguata. Oggi è una giornata di festa e di lotta. Di festa perché celebriamo con orgoglio questa grande istituzione, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, frutto della passione civile di Gerardo Marotta, di Ada Croce, di Pugliese Carratelli e di tanti altri filosofi, giuristi, scienziati, storici, artisti che hanno fatto di questo luogo e di questa istituzione quella che nell'antica Atene era l'Acropoli. Quindi per noi è l'Acropoli ideale dei giovani, cioè il luogo attraverso cui in modo libero e disinteressato si trasmette il sapere universale, la grande conoscenza del progresso civile, dell'umanità, fondata sugli ideali di libertà e di giustizia. Noi nel nostro piccolo stiamo cercando di fare la nostra parte, abbiamo trovato un luogo dove mettere i libri, adesso faremo un'iniziativa con le scuole con l'acquisto di alcuni libri e un DVD e poi un progetto importante a Via Monte di Dio per l'Annunziatella, dove oggi c'è la Polizia di Stato, però effettivamente lo Stato deve fare la sua parte, ci furono tanti appelli anche del Presidente della Repubblica, bisogna dar seguito a quegli appelli. In mattinata Gerardo Marotta aveva incontrato i ragazzi di alcune scuole per una breve lezione sull'importanza della filosofia nella società civile. Francesco De Santi di San Zurigo disse: i uomini sono degli asini e semplicemente se creano delle accademie per stare insieme e formare il cittadino invece del professionista che dopo l'università corre al guadagno, si forma una collettività che pensa a formare lo Stato, la Repubblica.